cambiamo totalmente argomento perché c'è il coro di Lorenzo Valeriani. Coro di Lorenzo Valeriani che proprio ci... Sembra un format, il coro sì. di Lorenzo Valeriani. Ma poi Lorenzo Valeriani dovrà avrà un proprio un coro suo, perché effettivamente lo stiamo annunciando da un po', no? Sì, il coro di Francavilla, il coro Tosti di Francavilla, quindi lo abbiamo imparato a conoscerlo nel corso delle giornate che insomma ci hanno accompagnato adesso da lunedì esatto. Sino a oggi. E... Guardiamo oggi Lorenzo che cosa ci propone. E allora, corale che si sta prendendo qualche minuto di pausa, noi l'abbiamo preso anche perché siamo rimasti ammaliati dalla voce di Lello Marini, solista straordinario, e le medaglie che vanno a certificare le varie esperienze, no? In giro per il mondo di questa corale, da sempre presente da quello che so. Eh sì, io sono stato uno dei soci fondatori insieme a mio padre ed altri, Antonio. E purtroppo mio padre non c'è più. E... Scusa.
È giusto, un filo di commozione ci sta sempre, sempre bene, Lello. E niente, ho avuto anche esperienze con altri cori, sempre in contemporanea con questo, appunto, perché comunque io non nasco solista, ma grazie al maestro Fausto Esposito, primo maestro di questo coro, pian piano mi ha indirizzato, pian piano. Bella soddisfazione. Sì, adesso riesco abbastanza a controllarmi bene. Ma noi siamo rimasti impressionati. L'unica cosa, vabbè, lo sanno tutti, ma io sono romanista. E siccome perfetto, stai meglio tu adesso. Però siccome lo spillino con il Colosseo impresso si era leggermente capovolto, io da romanista ho dovuto raddrizzarlo un pochettino e continuiamo. Io sono amante di Roma. Ecco, perfetto. E continuiamo la nostra chiacchierata. Ascolta, Lello, mi dicevi, ti hanno trasformato, una crescita professionale straordinaria, sì, anche se parliamo sempre di semiprofessionisti. E allora ti dico, quanto hai dovuto studiare per plasmare la tua figura? Niente, io la musica non nature. Nature. Pian piano sono riuscito a controllare la voce, adesso vado molto sicuro di me stesso. Ma non ti alleni settimanalmente, anche a casa, mentre sei in bagno, ti fai la doccia, la barba, niente? No. Vieni solo qui e fai le prove? Sì. Qua poi va bene, canto, adesso facendo le prove alla chiesa di San Franco per la processione del Venerdì Santo. Prima facevamo, avevo dei gruppi a Milano. Sei solista anche lì in chiesa? No, adesso quella processione non c'è bisogno. Adesso. Facevamo... avevamo un gruppo a Miglianico per fare le serenate ai matrimoni e tutte queste cose qua. Un gettonatissimo, un professionista. No. Ti diletti, però sì, insomma, diletti. Se ti chiamano piace, in tanti. Mi piace molto cantare. Infatti quando ero sempre col coro Tosti, poi per un certo periodo ho cantato con Santa Teresa Spottore, ho avuto un'esperienza, ho avuto tante esperienze all'estero, ma quella più grande l'ho avuto con loro. Bella. Siamo stati in Australia per 25 giorni, è stata un'esperienza meravigliosa. Sai, ci stiamo pensando anche noi di seguirvi in queste tappe fuori confine, perché dovrebbe essere davvero accattivante. Dovrebbe essere accattivante. Thank you.
Allora, non a bassa voce, però insomma un po' i decibel li riduciamo. A te devo chiedere, visto che sei uno dei fondatori, ma all'interno del coro possono nascere o sono nati degli amori importanti? In passato, perché ridi? No. All'inizio della formazione del coro c'erano tanti ragazzi e infatti è nato un amore, ma non all'interno del coro. Un corista si è innamorato di una, quando siamo stati a Budapest, si è innamorato di una... Di un ungherese. Di un ungherese. Cioè, l'ha riportato, un uomo italiano di una ungherese. Di una ungherese, l'ha riportato qua, se l'è sposata, è cantato un po' con noi, poi per motivi professionali è dovuto andare via. Però il coro ha generato un amore, non solo verso l'arte e la cultura, ma anche verso una donna che poi insomma è stata spinta a venire in Italia, direi, perché ovviamente Budapest è bellissima. Parliamo 25 anni fa, l'Ungheria non è che stava come sta. Era una difficoltà diversa, insomma, oggettiva. Certo. Direi. Lello, complimenti. Grazie. Non solo per quello che ci hai fatto ascoltare e che ci farai ascoltare, ma anche per queste spille che rappresentano un po' il tuo percorso professionale. Alcune sono davvero datate, lo vedo dai colori che sono un po' sbiaditi. Partiamo dal 1989, quindi. Mamma mia, sono passati davvero, davvero tanti anni. E allora, grazie a Lello Marini per questo bel ricordo, non solo della nascita del coro, ma anche della figura del papà che ha spinto Lello a cominciare questa attività, chiamiamola così, perché poi, come abbiamo ascoltato dalle sue parole, lui è stato e sarà sempre presente anche nelle attività associative di tutta Francavilla, ma anche fuori comune, perché ci ha raccontato di Spoltore, di Miglianico, insomma, davvero, davvero complimenti. Noi abbiamo fatto riposare la corale, non abbiamo fatto riposare Lello Marini, ma lui di voce ne ha parecchie. Allora, con Mario Giacchetta e Maurizio Miglione torniamo al Salone delle Tele del Mumi di Francavilla per ascoltare nuovi pezzi dell'Associazione Culturale e Musicale Francesco Paolo Tosti. Mi passa tanta volta per sa via e guarda sa finestra e sto balcone, ma meno sguardo di consolazione, perché sto cuore me non trova pace, ma tu ne vedi me da faccia mai, e io mi stroia a sospirare per te. Per la messa la mattina che porta a rete tutta la famiglia e vede l'occhio basse per la via e guarda chi ti sospira appresso, ma ne si è accorto, ne si è accorto ancora, dai mi stroia a sospirare per te.